Con l'ormai disponibilità praticamente assoluta di internet quasi dappertutto, è interessante andare a vedere come è possibile caricare in automatico e velocemente le mappe nel nostro rilievo. Qui abbiamo cercato di dare il massimo della flessibilità. Sto facendo il mio rilievo, clicco su questo bottoncino mappe e posso andare a scegliere quelle che desidero. Per esempio, voglio una mappa di rilievo, eccola qui, qui posso, mi sto collegando praticamente a Google e sto verificando quella che è la mappa che mi interessa, oppure satellitare. Così vedo i punti che sto battendo, diminuisco utilizzando le due dita, come sempre vado a, posso andare a modificare lo zoom, con un solo dito vado a effettuare il pan, ok? Quindi diminuisco lo zoom con due dita, o lo aumento, oppure vado a fare il pan con il dito singolo. Ancora all'interno delle mappe posso andare addirittura a sovrapporre, per esempio, le mappe catastali. Voglio andare a vedere voglio vedere fogli, voglio vedere particelle, voglio vedere fabbricati. Fatto questo, basta che io qui chiudo e adesso, tempo permettendo, come connessione ad internet, vedo anche la sovrapposizione delle mappe. Qui dipende tanto dalla connessione che abbiamo e da come rispondono i server dell'agenzia, perché siamo collegati direttamente ai server VMS del catasto. Ancora una cosa importante, per il catasto abbiamo dato la possibilità di andare a gestire quelle che sono le trasparenze. Per esempio, voglio una trasparenza del foglio al 70%, delle particelle all'80%, dei fabbricati all'84%. Insomma, posso impostare una serie di informazioni che mi consentono di andare a gestire appunto la sovrapposizione che io ho fatto. Quindi adesso abbiamo una sovrapposizione del catasto alle mappe di Google con una trasparenza per vedere dove sono, per esempio, i miei punti.